Le due migliori amiche sono venute a provare lo slittino, mentre Chu sta facendo un bel pupazzo di neve con Ichiro. Purtroppo la prima discesa con lo slittino non va per niente bene, le due bimbe cadono rovinosamente. Pazienza, succede. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Buongiorno a tutti. Fino a questo momento, infatti, lei si è fatta male. È andata sulla slitta con l'amica Midori. È stata sulla slitta, si sono fatte male, sono cadute. Midori se n'è andata perché si è fatta male. In compenso hanno fondato un club Ambarabacci Cicocò. Adesso la faccio andare sullo snowboard perché la mamma che ha fatto un bel pupazzo di neve. No, 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 no. Adesso genitorialità, no, 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 genitorialità, disciplina, calma, non fare pasticci. Questa veramente è la cosa che io eliminerei totalmente da. E mo mi sono persa la discesa in snowboard. Lei si è comprata uno snowboard perché la mamma le ha fatto provare gli sci, ha tentato di farle piacere gli sci. Il papà, che adesso non si sa dove è finito, sì, eccolo qua, stordito perché ha fatto un'escursione ed è stato morso dagli animaletti, per cui adesso il papà si compra un po' di aggeggi e magheggi perché quando va a fare l'escursione deve averli, quindi compra aggeggi e magheggi e vediamo la discesa di Oshiko, che poi andrà su in alto col papà a farsi una discesa con il papà. Insomma, la mamma c'è rimasta un pochino male. Dov'è il piccolino? Cosa fai in giro da solo, amore? Patato. Cosa? Oddio, ha fame? Ok, facciamo che mangiate allora, dai. Ordina qualcosa, ordina del cibo e prenditi, ma sì, un dango tricolore. Oh, lo yakisoba, ma un ramen di miso, buonissimo. E il piccolino ha fame anche lui. Quindi, voglio vedere lei che scende con lo snowboard, eccola qua. Beh, la frenata l'ha fatta, piccolina, dai, brava. E ripeto, la mamma ci è rimasta un pochino male perché a Oshiko preferisce lo snowboard agli sci. Piccolo, allora, tu devi comprare i calabroni. 1, 2, poi adesso gli faccio mettere il balsamo lenitivo, quindi ne compriamo almeno 3, tanto i soldi li hanno. 3, poi che altro c'è? Pipistrello, boh, qua i pipistrelli, polvere degli animaletti zampettanti, pomata neurocalmante. Dopo un attacco dei denti musci, e questo qui invece dopo un attacco di chi? Di un millepiedi gigante, io non lo so cosa l'ha colpito. Pozione emetica,
bruciori ai pungiglioni, vediamo se è quello, spray antriartropodi e basta. Ok, quindi adesso tu che sei stato punto da chi? Al momento quei pungiglioni. Ok, quindi spalmati sto spray. Dovrebbe essere no, questo no, bombola repellente, dov'è quello? La polvere degli animaletti zampettanti, no? Mille piedi gigante, spray antriartropodi, folgorazioni. Boh, questo qui, dai. Ah, non può usarlo? Oh signor, aggiungi ai preferiti. Vabbè, ce l'hai Coei, eh? Lei continua a scendere? Sì, bravissima, vediamola. Oh, vediamola. Brava! Oh là là, ma che brava che sei! Beh, il papà ti ha insegnato bene. Oh ragazzi, lo sci per ora non le piace, cioè, no, 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 non fraintendiamoci, le piace molto lo sci, però preferisce sicuramente lo snowboard. Io la volevo mentre scendeva, ma me la sono persa. Eccola qui, qui si vede che è in snowboard comunque. Ok. E adesso lei chiede a Coei se si può occupare del ragazzino perché a Ichiro è piaciuto molto. Oh, Ichiro, vai da Yama-chan, fatti un selfie con Yama-chan, Ichiro. E poi il papà fa un bellissimo pupazzo di neve con Ichiro, mentre la mamma va su a farsi una bella discesa e lei prova a farsi la discesa con lo snowboard. Vediamo un po'. Allora, tu hai mangiato, stai bene, però bisognerebbe che tu dessi da mangiare al tuo bimbo perché lui guarda com'è arrabbiato, c'ha fame, fame, fame. Quindi ordina una porzione per Ichiro e prendigli per un bambino cosa può andare, direi un yakisoba di manzo, però non te lo mangiare, dai cibo dall'inventario, non c'è radici, sì, yakisoba di manzo. Lui se la chiacchiera, mangia tesoro, mangia yakisoba di manzo. Dai che è notte, abbiamo passato la giornata sulla neve con lei che sta andando su, adesso facciamo che va su con la mamma e provano la pista, raggiungi la cima con la mamma. Intanto il piccolino sta mangiando. Eccolo qua che sta mangiando finalmente, adesso c'ha tanto sonno piccino, ma il papà lo porta a casa, prendilo in braccio e vai a casa. Ed eccole qua, stanno per salire, per farsi una discesa in notturna e vediamo come se la cava lei sulla pista, un pochino più difficile, c'ha tanta fame però poverina. Per cui dopo si va a casa, intanto mangiati una banana, va. Mangia una banana, mangia un platano. Appena sei in cima, mangiati un platano. Lui è sceso, ecco, il bambino non se l'è portato dietro, Coè. Che padre distratto che è. Allora, fatti una discesa qui con lo snowboard. Vai sullo snowboard su pista facile una volta, bassa intensità, mentre lei vai sugli sci, pista facile, la vediamo come va, una volta alta intensità. Ok,
Vediamo come se la cava la nostra Oshiko con lo snowboard. Vediamola. Dai, che brava! Eh beh, c'ha tre in forma fisica. Io voglio che anche Midori prenda o lo sci o lo snowboard. Ma guardate che brava che è! Caspiterina, vediamo la frenata. Ma bravissima! E adesso vediamo lei. Beh, lei su pista facile, figuriamoci. Figuriamoci, guarda lì che salti che fa. Ma lei lo fa per far vedere alla figlia che lo sci è meglio, ma Oshiko preferisce comunque lo snowboard. Bene ragazzi, io vi saluto, è tardi, è notte, li mando a dormire. Ciao a tutti, ciao ciao!